Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti al primo episodio di Borderlands 2. Sono Miki, sei qui, Richard Gere 3100 e facciamo nuova partita. Una in cui è in gioco il destino stesso di Pandora. Se non vuoi uguale, te la racconto comunque. Prima cosa, c'era la cripta, una prigione aliena da aprire con una chiave mistica. Ai guerrieri che l'aprirono, la cripta non concesse che tentacoli e delusione. Scomparvero nel deserto, sicuri che la cripta non contenesse alcun tesoro. Si sbagliavano. L'apertura della cripta innescò la creazione di Iridium, un preziosissimo elemento alieno, che ben presto emerse su tutto Pandora. La sua comparsa attrasse molti, tra cui la Hyperion Corporation. Arrivò su Pandora per estrarre l'Iridium e per portare l'ordine su questo selvaggio pianeta. Grazie agli scavi, l'Hyperion scoprì le tracce di una cripta ancora più grande. Il suo capo giurò che l'avrebbe trovata e che avrebbe usato il suo potere per civilizzare il pianeta una volta per tutte. Ma l'Hyperion non era l'unica a cercare il potere alieno della nuova cripta. È difficile resistere al richiamo del pericolo e del bottino. Guerrieri arrivarono su Pandora a frotte per scoprirne i segreti. Alcuni li chiamano avventurieri, altri li chiamano stupidi. Ma io preferisco chiamarli cacciatori della cripta. La nostra storia inizia con loro e con un uomo di nome Jack il Bello. Ok ragazzi, questo è il primo episodio, non ci ho giocato mai, ho visto un paio di cose. Bye.
Pandora, un piccolo pianeta da esplorare tutto. Seguiamolo. Siamo su una discarica per caso. Sono un problema solo.